continuiamo a riflettere, a fermarci un attimo e a pensare in questo anno della preghiera al grande sacramento dell'Eucaristia, che è la scuola per eccellenza della preghiera, dell'amore, della misericordia. L'Eucaristia è la fonte, l'apice non solo della nostra fede, ma anche dei sacramenti. Tutti i sacramenti si rifanno all'Eucaristia. Senza Eucaristia non potremmo avere i sacramenti. E vediamo come Gesù ancora soffre per le mancanze che gli uomini e le donne fanno verso questo suo verso il suo corpo, il suo sangue, ma anche come soffre per le mancanze che i suoi ministri, i sacerdoti, gli fanno. Sempre a Padre Pio Gesù confida queste parole. Dice: "Il mio cuore è dimenticato. Nessuno si cura più del mio amore." Cioè, Gesù ci sta dicendo che nessuno più pensa all'amore che lui ci dona. E questo, figuratevi, pensate, quando noi doniamo amore a una persona e questa persona non pensa, noi diciamo per questa persona siamo invisibili, quanta sofferenza abbiamo dentro. Pensate quanta invece molta, molta più sofferenza ha Gesù, che è l'amore vero, autentico, è la fonte dell'amore. Noi amiamo perché Gesù ci dona amore, noi siamo, quando amiamo, un piccolo riflesso dell'amore di Gesù. E continua Gesù: "La mia casa è diventata per molti un teatro di divertimenti. Anche i miei ministri, che io ho sempre riguardato con predilezione, che io ho amato come pupilla dell'occhio mio, essi dovrebbero confortare il mio cuore colmo di amarezza. Essi, cioè questi ministri, dovrebbero aiutarmi nella redenzione delle anime. Invece, chi lo crederebbe?" si chiede Gesù. "Da essi debbo ricevere ingratitudini e misconoscenze. Sotto ipocrite sembianze mi tradiscono con comunioni sacrileghe, calpestando i lumi e le forze che continuamente do ad esse." Sono parole d'amore, ma non di disperazione, perché anche se dure, le parole di Gesù sono sempre parole d'amore che ci vogliono cambiare, convertire e salvare. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!